Buongiorno e buona domenica, campane di Faicchio per la messa domenicale delle 8:30. E oggi nel Vangelo leggeremo il famosissimo testo di date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. È utile ricordare che questo testo ha fatto, lasciatemi dire così, dei danni incalcolabili, data la sua orribile interpretazione che racconta di una contrapposizione di poteri che quindi poi si è anche concretizzata in guerre, uccisioni, morti, distruzioni, potere conteso appunto tra un ipotetico Dio rappresentato dal Papa e un ipotetico Cesare rappresentato sempre dagli imperatori o dai re di turno. Credo che la cosa più importante di questo testo sia invece guardare il verbo, rendete. Che cos'è che abbiamo, che non abbiamo ricevuto, dice Paolo in una lettera. Allora questo verbo ci racconta come la nostra vita abbia senso soltanto nella misura in cui restituiamo quello che ci è stato dato e ne facciamo un dono agli altri. Perché di fatto se ci pensate, il massimo che possa avvenire di una persona che trattiene per sé è quella di portarsi nella tomba le ricchezze che poi non ci riesce a portare. Viceversa, chi dona in qualche modo lascia perché siano moltiplicate le sue ricchezze. Ecco, allora quello che ci chiede questo testo è di entrare nella logica di Dio che ha restituito l'immenso tesoro che aveva dentro dalla sua pancia, che è il Figlio, lo ha dato al mondo intero, e questa è la dinamica che dobbiamo avere anche noi. Per questo credo che sia utile ricordare quello che Don Giuseppe Dossetti diceva di questo testo, che era una lettura ironica. E infatti è molto vero questo, perché appunto nessuno può mettere sullo stesso piano i due poteri, Dio e l'uomo. E allora restituire vuol dire anche ricordarci alcuni testi, per cui l'amministratore infedele, i debitori vengono rimandati indietro con i debiti cancellati o ridotti, oppure l'uomo che ha accumulato tanto e quindi deve costruire nuovi magazzini, ma quella sera stessa gli viene tolta la vita, la tua ricchezza a chi andrà, la vita non dipende dai beni. Oppure ancora Luca 16, la parabola del povero Lazzaro e del ricco Epulone, dove il fallimento della parabola, sappiamo bene, è la mancanza di fraternità. Bene, rendete, restituite, questo è il verbo di oggi, cerchiamo di custodirlo nella nostra vita. Buona domenica.